Vi sono forti tensioni, mentre in altri, come in Perù, osserviamo fenomeni evidenti. Non dobbiamo dimenticare che la via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa né diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo ritengo disprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Auspico pertanto un impegno della comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica.